Eccoci qua, benvenuti alla mia prima lezione di questo corso di Pilates online. Cominciamo a trovare una posizione seduta che sia comoda, magari seduti sui talloni. E ci sistemiamo e cominciamo a respirare, concentrarci sul respiro. Se siamo a nostro agio chiudiamo gli occhi. Stiamo qui qualche istante, connettendoci al respiro. E poi andiamo a sederci sugli ischi, piedi in appoggio. Andiamo a inspirare ed espirando ci andiamo ad appoggiare sulle cosce. Abbandoniamo in avanti il busto e andiamo a respirare in questa posizione, concentrandoci sulla gabbia toracica che si espande quando inspiriamo e si rilassa con l'espirazione. Sentiamo come cambia il nostro respiro in questa posizione. Stiamo qui a rilassarci, a concentrarci sul respiro. E poi andiamo a inspirare, torniamo su. Ed espirando, piano piano, ci andiamo a mettere sdraiati, braccia lungo i fianchi. Andiamo a inspirare, antivertendo il bacino, ed espirando, retrovertiamo. Andiamo a esplorare la mobilità del bacino, a massaggiare la lombare. Inspiro qua, espiro, inspiro, espiro. Fra queste due posizioni estreme, diciamo, del bacino, ci saranno poi il neutro e l'imprint, che piano piano vi spiegherò cosa sono. Continuiamo così, preparandoci a continuare il movimento di retroversione, staccando il bacino, una vertebra dopo l'altra, fino al cielo, e poi inspirando ed espirando scendiamo una vertebra dopo l'altra fino ad appoggiare i glutei a terra. Ed espiro, salgo, inspiro, tengo, ed espiro giù. I glutei sono l'ultima cosa che si rilassa, e andiamo a ripetere. Sentiamo il lavoro sui glutei, cerchiamo di contrastare le ginocchia che si aprono ai lati, attivando anche gli adduttori. E cerchiamo di lavorare con il respiro. Espiro ed espirando giù, e ancora salgo, inspiro ed espiro giù, e vado su verso l'alto e giù. E adesso andiamo a lavorare sulla leggera retroversione del bacino, che chiamiamo imprint. Il pollice sulle ultime coste, il medio sulle sias, le sporgenze ossee all'altezza del bacino ci può servire come cue tattile. E andiamo semplicemente a inspirare, e espirando contraiamo gli obliqui e avviciniamo fra loro le dita, e quindi andando in una leggera retroversione del bacino. E rilasciamo, inspiro, espiro, leggera retroversione, inspiro, mantengo, espiro, rilascio, benissimo. E adesso rilassiamo e andiamo a inspirare, ed espirando le scapole scendono, inspiro, elevo, espiro, scendo. E inspiro, elevo, espiro, oltre il neutro, giù e di nuovo. Elevazione e depressione delle scapole, sento che scorrono sul pavimento, sul materassino sotto di me. Inspiro ed espiro, inspiro, espiro e inspiro e giù. Adesso le braccia salgono al soffitto, i palmi si guardano, e andiamo a protrarre e arretrare le scapole. Espiro, protraggo, inspiro, neutro, espiro, retraggo. Anche qui sento le scapole che scorrono lungo il tappetino. Inspiro, espiro, retraggo, inspiro, espiro, protraggo. E ancora, e giù le braccia adesso. E andiamo a fare delle circonduzioni complete. Qui il focus è sulla gabbia toracica, vogliamo che non si sollevi dal materassino, quindi lavoriamo con gli addominali per tenerla dov'è.
E andiamo a cambiare giro. Inspiro, espiro. E in. S. In. S. E ancora inspiro ed espiro. Le braccia rimangono su. E adesso, espirando, un braccio va vicino all'orecchio e l'altro lungo il fianco. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. In. S. Anche qui fuoco sulla gabbia toracica. S. In. E abbasso le braccia. E adesso andiamo a fare degli hip release. Quindi andiamo inspirando, riportiamo sulla gamba, il piede scivola sul tappetino. Allora, espiro, la gamba si apre lateralmente, scivola giù e inspirando la raccolgo parallela. Espiro giù e inspiro su. Lavoro sull'apertura dell'anca. Inspiro su e lavoro sul mantenere l'altro fianco stabile, non ondeggia a destra e a sinistra. E adesso cambiamo, quindi la gamba scende parallela, poi si extra ruota e sale su, ruotata. E S, in. E S, in. E ancora S, in. E appoggio e andiamo dall'altro lato, quindi inspiro, espiro, si apre la gamba lateralmente, va giù e parallela risale. S, il piede scivola e su, extra ruoto, gamba flessa e la stendo e la riporto su. E ancora S e in. E adesso cambio direzione, stendo la gamba parallela, poi l'extra ruoto e la riporto su. S e in, l'altro fianco è stabile, lavoro con gli addominali per cercare di stabilizzarlo. E ancora S e in, e andiamo su con le gambe tabletop, braccia aperte a croce e le ginocchia vanno a sinistra, lo sguardo a destra. Respiriamo qua e poi con la prossima inspirazione torno su con le gambe ed espirando cambio lato. Inspiro qua lentamente, espiro e poi inspiro, riporto su le gambe e di nuovo gambe a sinistra e sguardo a destra. La spalla destra rimane potendo a terra, provo a lavorare in quella direzione e poi cambio lato. Sento il lavoro sulla colonna, in questa torsione, respiro. E poi inspiro e porto sulle gambe. Ed espiro, appoggio i piedi a terra. Le mani vanno lungo i fianchi. E adesso andiamo a fare head nod, dei piccoli cenni con la testa, con l'ispirazione. Quindi inspiro, la nuca si allontana dalle spalle e fletto la testa leggermente in avanti, una piccola flessione sulle prime due vertebre. Questa è una preparazione importante per i prossimi addominali, faremo la prep, per cui questo sarà preliminare. E ci prepariamo ad entrare proprio nel primo crunch. Espiro, inspiro, mantengo, espiro, scendo. E inspiro, hand nod, espiro, salgo, inspiro, mantengo, ed espiro, scendo. E ancora, S, in, e S. Hand nod, S, in, S. Inspiro, hand nod, espiro, su, inspiro, espiro, giù. E su, mantengo e scendo. E ancora. Bravissimi. E un'ultima volta, andiamo e scendiamo. Adesso andiamo a portare le gambe nella posizione diamante, quindi ginocchia aperte, piedi a contatto, addome forte, bacino in imprint, quindi la leggera retroversione a cui ho accennato prima.
Le gambe si allontanano e si avvicinano, si allontanano espirando e si avvicinano inspirando, i piedi forti premono l'uno contro l'altro. Sento gli adduttori coinvolti tanto quanto gli addominali. Inspiro, espiro, in, es, in, es. Premo e poi scendo giù e andiamo a ripetere adesso gli henod e poi la prep. E giù e ancora es, inspiro e scendo e inspiro, espiro, in e es e ancora e giù e inspiro, espiro, inspiro, scendo, in, es, in, es e ancora e scendo e ancora un ultimo, andiamo e giù e riportiamo le gambe a diamante, piedi che premono forte, forte l'uno con l'altro e andiamo ad allontanare espirando e ad avvicinare inspirando, le ginocchia rimangono aperte, le gambe flesse e i piedi premono forte l'uno contro l'altro, specialmente la parte esterna del piede. Lavoro gli addominali, lavoro gli adduttori. Il resto del corpo, la parte alta del corpo è rilassata, respiriamo, il bacino in imprint, quindi una leggera retroversione e poi torniamo giù con i piedi e andiamo a ripetere nuovamente a prep e scendo, head nod, espiro, inspiro mantengo, espiro scendo e ancora e giù e di nuovo inspiro, espiro, inspiro e scendo e ripeto. Se sento tensione al collo mi fermo un attimo e muovo il collo un pochino a destra e a sinistra per poi riprendere, se no andiamo avanti, bravissimi. E ancora inspiro, espiro, scendo. E di nuovo gambe a diamante, piedi che premono l'uno contro l'altro. Espiro allontano, inspiro avvicino, es e in, forti con l'addome, forti piedi perpendicolari al pavimento e che premono con forza l'uno contro l'altro. E andiamo, es, in, es, in, es, in e... Abbraccio le gambe al petto per un attimo, faccio delle circonduzioni, vado a massaggiare la lombare. Piano piano respiriamo, cambiamo direzione. In, es, inspiro quando si avvicinano le gambe. E poi mani sotto le ginocchia, piccolo slancio, rolling like a ball. Salgo sugli ischi, appoggio i piedi a terra. Mi sistemo, mani sotto le ginocchia. E andiamo a sollevare le gambe in equilibrio sugli ischi, tengo le mani sotto le ginocchia, forti in questa posizione, trovo l'equilibrio, addome forte e poi scendiamo giù con i piedi e andiamo di nuovo su e magari questa volta riusciamo a staccare un braccio poi l'altro, se questo è troppo torniamo tranquillamente con le mani sotto le ginocchia, stiamo qui e poi appoggiamo i piedi e riproviamo un'altra volta, stacchiamo le mani, troviamo l'equilibrio sugli ischi, respiriamo qua forte l'addome e stiamo in equilibrio e poi appoggiamo di nuovo i piedi a terra e andiamo ad assestarci, a portare le mani con i palmi verso il basso e half roll back. Quindi andiamo a inspirare e rolliamo su, espiro giù, la schiena è curva, la corona della testa guarda verso le dita delle mani e andiamo così, cerchiamo di contrastare la tendenza delle ginocchia che si aprono ai lati, inspiro, espiro, piedi in appoggio e in, es e ancora inspiro, espiro, tengo la colonna curva, in, S, in e mi abbandono sulle gambe,
Respiro in questa posizione, sento la gabbia toracica che si espande e che si rilassa sulle gambe. Riprendo fiato e poi inspirando su con la colonna, per poi tornare nella posizione di half row back e di nuovo in e S. Forti con l'addome, manteniamo la posizione curva, le spalle sono basse e andiamo. Espiro e andiamo inspirando, espirando, inspiro, espiro e mi abbandono di nuovo in avanti. Rilasso la schiena, respiro in questa posizione andando ad espandere la gabbia toracica, sento la gabbia toracica contro le gambe, veramente consapevoli del respiro. E di nuovo torniamo in afro back, in S e in S, in S e inspiro. Espiro, inspiro, espiro e di nuovo espiro e mi abbandono in avanti. Benissimo, riprendiamo fiato, respiriamo qua per un attimo e poi andiamo a espirare portando tutta la colonna a terra, la testa in appoggio, raccolgo un pochino i piedi, mi sistemo e porto le mani dietro la nuca, non intrecciate ma una sopra l'altra. E adesso inspiro, head nod, espirando salgo con lo sterno verso una gamba, inspiro e dall'altra parte, inspiro e cambio dall'altra, quindi non porto mai giù la testa fino a terra ma rimango in un crunch e porto lo sterno a sinistra e a destra e di nuovo espiro, inspiro e giù. Rilasso qualche secondo qua, respiro per poi riprendere head nod, crunch e poi sterno a sinistra e a destra, in S, in S, in S. Le mani non tirano il collo, lavoriamo gli obliqui, S e scendo. E di nuovo qualche attimo qua, qualche respiro per poi riprendere. E andiamo di nuovo. Se sento tensione al collo posso prendermi una piccola pausa, mettete in pausa il video, fate delle piccole circonduzioni col capo, se no continuiamo così, bravissimi. S in, S in, S in e giù. E adesso andiamo un attimo a raccogliere le gambe, a fare delle circonduzioni, questa volta in direzioni opposte. Respiriamo qua e gambe tabletop, mani lungo i fianchi e andiamo a fare toe taps, quindi una luce alla volta va a sfiorare terra e torna su. Inspiro nel cambio, espiro quando la gamba scende. Bacino sempre in imprint. Raccolgo un attimo le gambe, qualche respiro di pausa per poi ricominciare. S in S in S e così. Bacino in imprint, leggera retroversione, addome forte. Qualche respiro di pausa raccogliendo le gambe per poi ripartire. Espiro, inspiro, espiro. Consapevoli del respiro, l'addome sempre forte, bacino in imprint. Adesso abbracciamo le gambe. Per un attimo oscilliamo a destra e a sinistra massaggiando la lombare. Benissimo. E adesso appoggiamo le braccia, andiamo a estendere le gambe in diagonale. Espiro, inspiro, S, in, forti con l'addome. Il bacino rimane in leggera retroversione, in imprint, S, in, S.
S e ne riposo qualche attimo. E di nuovo, espiro, inspiro, S, in, S, in. Se sento che il bacino non è stabile, magari porto le gambe leggermente meno in diagonale. Riposo qualche istante. E ricomincio. S, in, S, in. E ancora forti, resistiamo. E raccogliamo. Benissimo. Facciamo qualche circonduzione per rilassare i lombi e poi appoggiamo i piedi a terra e andiamo a portare il bacino verso l'alto, questa volta senza articolare la colonna, in un'unica soluzione, come se avessi un filo appeso che tira su il bacino. Espiro e in, S, S. Andiamo proprio ad attivare i glutei e riposiamo un secondo con le gambe al petto per poi ricominciare. S, in, S, in, S. E continuiamo così. S, in. E raccolgo, riposo qualche istante ancora, mi preparo per l'ultima serie così. E andiamo ad appoggiare i piedi a terra. E S, in, S. Andiamo avanti così, contraggo i glutei. E raccolgo, questa volta vado a incrociare una gamba sopra l'altra e porto le gambe al petto con questo incrocio. In questo modo sentirò lo stretching sui glutei. Respiriamo qua e poi cambiamo. E ancora qualche istante qui. Adesso per un attimo raccogliamo di nuovo le gambe per poi, passando dal lato, metterci proni, pancia a terra, gli avambracci vicino alle spalle, il naso che sfiora il pavimento, le gambe distanti quanto i fianchi, leggermente extraruotate, e andiamo a estendere la colonna. La respirazione è inspiro, mi preparo, e espiro, salgo. Inspiro, mantengo ed espiro, giù. Inspiro, espiro, salgo. Inspiro, mantengo ed espiro, giù. La cervicale segue il movimento della parte toracica della colonna, quindi non andiamo a portare indietro la testa schiacciando le vertebre cervicali, ma come una lunga linea saliamo. Espiro, inspiro, mantengo ed espiro, giù. Inspiro, espiro, mantengo, espiro, giù, inspiro, espiro, salgo, inspiro, mantengo, espiro, giù, e ancora. Benissimo. Andiamo ad appoggiare le mani per portarci in shell stretch seduti sui talloni, le mani in appoggio a terra. Allunghiamo la colonna, respiriamo in questa posizione, la fronte abbandonata sul pavimento, per poi andare in quadrupedia e andare con un cat stretch, quindi piedi puntati oppure morbidi, come siamo più comodi. Ed espirando facciamo la coppa del gatto. Inspirando poi torniamo neutri. Ed espirando la coppa del gatto. E poi inspiro, torno neutra. Ed espiro, coppa. E continuiamo così a massaggiare la colonna. Inspiro, espiro,
benissimo. Perfetto. Inspiro. Espiro. Ok, adesso puntiamo bene i piedi e andremo a sollevare le ginocchia. Ogni ispirazione. S, in, S, in, S. La geometria del corpo rimane uguale, semplicemente le ginocchia si alzano di qualche centimetro. E mi vado a riposare in chest stretch. Benissimo. Respiriamo qui un secondo. Benissimo, adesso torniamo in quadrupedi, adesso andiamo a estendere la gamba destra, piede a martello, e la portiamo su contraendo il gluteo, in, S, ancora, benissimo, cerchiamo di tenere il piede a martello, inspiro e torno giù e apro lateralmente, in, S, con la gamba flessa, e ancora S, in, S e giù. Andiamo con l'altra gamba adesso, la sinistra, sale, 2 3, in, S e ancora e ancora, e poi flettiamo la gamba e apriamo lateralmente, S, in, S e ancora, continuiamo. Bravissimi, forte anche l'addome. E appoggiamo e andiamo in chest stretch. Riposiamo un secondo, ci prepariamo poi a tornare in quadrupedia per alzare di poco le ginocchia come prima. Respiriamo con un secondo, riprendiamo fiato. E torniamo in quadrupedia, puntiamo i piedi, inspiriamo ed espirando solleviamo di qualche centimetro le ginocchia e in, S e ancora, benissimo, forti con l'addome e poi shell stretch di nuovo, torniamo giù, respiriamo qui, ci riposiamo un secondo. Benissimo, e torniamo in quadrupedia, ci assistiamo, puntiamo i piedi, nel mio caso controlliamo i gatti. Ok, e adesso andiamo a sollevare la gamba destra piegata e a fare delle piccole oscillazioni verso l'alto, S, in, espiro ogni volta che sale la gamba, il gluteo forte e poi circonduco la gamba flessa, movimenti ampi, andiamo proprio a lavorare sull'anca e continuiamo così e poi cambiamo direzione, continuiamo a respirare, benissimo, ancora. E poi andiamo a scendere, ripetere con l'altra, sale la sinistra, oscillazioni verso l'alto, forte il gluteo, respiriamo, pianta il piede parallela al pavimento e circonduco, movimenti ampi, qui la respirazione può essere libera, l'importante è che il respiro sia sempre presente, non c'è movimento senza respiro, forte anche l'addome. Benissimo, e cambiamo direzione, ampi movimenti, super, ok, e appoggiamo e andiamo in shell stretch di nuovo, riposiamo qui qualche istante di nuovo. Adesso torniamo in quadrupedia, puntiamo i piedi per l'ultima volta, solleviamo le ginocchia, ogni ispirazione, S, in, S, in,
ancora. E ora inspiro, espiro, stop. Stiamo qua, respiriamo con le ginocchia sollevate, teniamo forte con l'addome, forti, e andiamo a rilassare, bravissimi. Ci rilassiamo un attimo in shell stretch. Respiriamo qui un secondo. Bene, così. Perfetto. Benissimo, adesso torniamo un attimo in quadrupedia. Per poi puntare i piedi, camminiamo in avanti con le mani, i piedi si sollevano, un'unica linea col bacino, il tronco e le gambe, e push up, S, in, e sciolgo i piedi, vado indietro, shell stretch di nuovo, riposo qua un secondo, cerchiamo veramente di creare bene quella linea, torniamo in avanti, solleviamo i piedi, li incrociamo, mezza plank, e S, in, S, e torno indietro, benissimo. Riposo qua un secondo e mi preparo per ripetere. S, in, S, in, perfetto. E andiamo a riposare. Super. Qualche respiro qui, riprendiamo fiato. E piano piano torniamo in avanti. E adesso andiamo a fare nuovamente il gatto. Questa volta è una variazione del gatto in cui andiamo a fare delle circonduzioni col bacino. E a estendere e flettere la colonna, la cervicale segue il movimento. E respiriamo quando andiamo a estendere la colonna ed espiriamo quando facciamo la coppa. In, S, circonduciamo il bacino e cambiamo direzione. Benissimo. Continuiamo così. Espiro, inspiro. S, in, S. In. E bene così, perfetto. E adesso andiamo a sederci sui talloni in una posizione comoda. E ora che siamo seduti, ci sistemiamo e andiamo a portare le braccia in questo modo ed espirando la mano, l'avambraccio ruotano e si toccano, poi inspiro le scapole dietro vicine, espiro le spalle basse lungo tutto il movimento, l'addome è forte, la schiena si flette e si estende, spalle basse, espiro, notate anche il movimento delle mani, come se i dorsi si volessero andare a toccare quando espiro e si e ruotassero dalla parte opposta quando andiamo a inspirare, massaggiamo bene la colonna, lavoriamo sulle scapole, benissimo. Espiro, inspiro, bene, S, e rilascio, ottimo. Adesso ci andiamo a sedere a terra, ci sediamo bene sugli ischi, gambe distese, colonna allungata quanto più possibile. E poi andiamo a flettere la gamba destra, la abbracciamo, la gamba sinistra col piede a martello e andiamo a sollevare la gamba per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adesso la ruotiamo esternamente, ripetiamo. 5, 4, 3, 2, 1. Benissimo. E cambiamo gamba. Adesso l'altra. Andiamo S, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, ruoto esternamente, in S, in S, in S, benissimo, e ancora, perfetto, ok, raccogliamo le gambe, adesso di nuovo con la sinistra, ripetiamo, e andiamo a ruotare esternamente, e ancora, e cambiamo gamba, bravi, resistiamo, e 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, ruoto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e raccolgo bene. Qualche respiro qua e mi preparo a rifare. 8, 7, 6 e respiriamo sempre e ruoto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e cambiamo gamba. Benissimo così. E ruoto. Bene, adesso andiamo a stendere entrambe le gambe, andiamo a lavorare un pochino sui piedi, abbracciamo la gamba sinistra e col piede andiamo come ad afferrare una penna fra le dita. E questa penna la portiamo su tenendola, tengo la penna e porto su, la respirazione qua è libera, prendo la penna e la porto su, curvando bene il piede, forti questi piedini, e su, e andiamo giù, prendiamo la penna e la portiamo su, e di nuovo, bravissimi. E ancora, possibile che questo esercizio sia molto faticoso. Adesso andiamo a fare qualche piccola circonduzione, muoviamo un pochino il piede e poi andiamo a massaggiare il piede, andiamo a fargli fare delle circonduzioni noi con la mano, belle profonde. Respiriamo sempre qui liberamente, benissimo. E andiamo a lavorare con l'altro, prendo la penna e la porto su e vado giù, prendo la penna e la porto su, torno giù e di nuovo. Bene, lavoriamo bene questo piede. Super. Ancora. E di nuovo. Benissimo. Qualche circonduzione anche qua. Libera. E poi andiamo ad afferrare il piede e andiamo a fargli fare delle belle circonduzioni. Belle. Profonde in una direzione e anche nell'altra, benissimo. E poi andiamo a fare spine stretch forward, quindi ci mettiamo, le gambe sono ampie quanto il tappetino, piede a martello, distese, gambe inizialmente bella, schiena bella dritta inizialmente, andiamo a inspirare, espirando ci flettiamo in avanti, inspiro mantengo ed espiro, torno su una vertebra dopo l'altra, inspiro, espiro, una vertebra dopo l'altra, scendo e mi fletto in avanti, non forzo la posizione e torno su, inspiro, espiro, scivolo in avanti, mi abbandono in avanti, inspiro, mantengo, espiro, su, benissimo. E di nuovo andiamo a ripetere. Ci rilassiamo in questa posizione, ci riconnettiamo col respiro. Inspiro. E questa volta andiamo ad aprire le gambe, piedi a martello, schiena dritta. Andiamo a fare spine twist, palmi verso il basso, inspiro. Ed espirando per 3 volte vado in torsione, inspiro e S. E con le altre 2 entro un pochino più profondamente. Inspiro. Ok. Non uccidiamo le piante, inspiro ed espiro e in S per 3 volte, lo sguardo va verso la mano dietro, inspiro, sguardo centrale, espiro, benissimo, spalle basse durante tutto il movimento, addome forte e S, bene, in e S, super. E appoggio le mani, questa volta chiudo le gambe e vado nella posizione della farfalla, mani dietro di me un secondo, controllo che la schiena sia dritta, se non riesco faccio questi piccoli movimenti col bacino per andare a portarlo verticale e afferriamo i piedi. Adesso andiamo a espirare flettendo la colonna ed inspirando andiamo in avanti e piano piano una vertebra dopo l'altra la estendiamo. Passiamo dal centro per poi espirare, flettere indietro. Questo stesso movimento può essere fatto benissimo a gambe incrociate, se la posizione con i piante dei piedi a contatto è troppo per noi oggi. Espiro, forte l'addome,
Inspiro, estendendo, mi raccomando, il movimento non è un movimento della cervicale, ma è un movimento di tutta la colonna. Quindi può essere anche molto più piccolo di quello che sto facendo io, ma che veramente coinvolga ogni vertebra. Inspiro, espiro come un'onda. Continuiamo così, inspirando ed espirando, benissimo. Ok, e adesso andiamo a gambe incrociate, piano piano, e andiamo a ripetere lo stesso esercizio. Sentiamo com'è differente in questa posizione, probabilmente avrò una maggiore ampiezza di movimento. E andiamo veramente a mobilizzare la colonna, a sintonizzarci col respiro. Inspiro in avanti. E bene, appoggiamo le mani. Veniamo frontali rispetto a me. Ok. E ci mettiamo in una posizione comoda, gambe incrociate, sedute sui talloni, e cominciamo a lavorare sul collo facendo delle circonduzioni. Espiro scendendo e inspirando vado indietro e verso l'alto, ma senza andare a schiacciare indietro le vertebre cervicali, quindi quanto basta per portare lo sguardo verso il cielo, ma non oltre. Espiro. Molto lenti questi movimenti, e inspiro, S, e in, e S, e inspiro, espiro, e inspiro, ed espiro. E inspiro, benissimo, e cambiamo direzione, inspiro dall'altra parte, espiro, chiudo, mi vado a rilassare, inspiro, ed espiro, giù, chiudo, e inspiro, espiro. E continuiamo così ancora. Benissimo. Inspiro. Espiro. E torno centrale. Adesso porto l'orecchio destro verso la spalla destra. Aggiungo il peso del braccio. Solo il peso, non vado a tirare il collo. La spalla lavora nella direzione opposta. E andiamo ad allungare i muscoli laterali del collo. Respiriamo qua. Benissimo. L'addome è ancora attivo. E adesso guardo in diagonale. Fletto la colonna e aggiungo il peso, questa volta dall'alto verso il basso, solo il peso, non tiro il collo, e respiro qua. Respiriamo, benissimo. E poi andiamo col collo centrale, aggiungiamo il peso di entrambe le mani dietro la nuca e andiamo a respirare in questa posizione, allungando bene i muscoli dietro della nostra cervicale. Respiriamo. Non tiriamo la posizione, sempre delicati quando si tratta il collo. Respiriamo qua. Bene, concentrati. E poi rilasciamo il peso, torniamo frontali e andiamo nell'altra direzione, orecchio sopra la spalla, aggiungo il peso e respiro qua. Bene, respiriamo. Riposiamoci un secondo e rilascio.
guardo in diagonale, fletto e aggiungo il peso. E anche qui respiro. Respiriamo liberamente, ma stiamo in questa posizione facendo fluire bene il respiro. E rilasciamo. E piano piano ci andiamo a sedere sui talloni e andiamo a lavorare con la sirena. Un braccio sale verso il cielo e poi ci andiamo a flettere, andando bene ad allungare il fianco. Inspiro su, espiro, torno e inspiro, sale l'altro braccio, espiro, mi fletto nell'altra direzione e inspiro, salgo, espiro, giù e dall'altra parte inspiro, espiro, inspiro, salgo, espiro, scendo e in, controllo anche la testa, es, inspiro, espiro, inspiro, espiro, benissimo, inspiro ed espiro, ripetiamo ancora qualche volta, fluiamo qua e ancora espiro, inspiro, espiro, bene, espiriamo, questa volta portiamo la flessione in avanti e dall'altra parte andiamo a flettere, giriamo morbidamente, la testa è morbida, piano piano ci flettiamo in avanti, le mani scorrono a terra, espiro e inspiro, salgo. E adesso andiamo con le spalle, circonduzioni. Idealmente inspiro quando le braccia salgono, espiro quando le spalle scendono. E così, morbidi. Ah, e andiamo a sciogliere, cambiamo direzione adesso. Inspiro, espiro, in, es, e in, es. Bene. E adesso andiamo a sciogliere i polsi piano piano, facciamo delle circonduzioni in una direzione, qui respiriamo liberamente, cambiamo direzione, sciogliamo bene questi polsi. Bene. E adesso andiamo piano piano a portarci un attimo seduti per poi piano piano scendere verso terra. Appoggiamo le mani un attimo sulla gabbia toracica, respiriamo concentrandoci sull'espansione della gabbia toracica quando inspiriamo e sul rilassamento quando espiriamo. Sentiamo le mani che si allontanano quando inspiriamo, che si avvicinano quando espiriamo. Ci connettiamo al respiro, ci rilassiamo. Il bacino qui è neutro, la colonna neutra, respiriamo. Benissimo. Ok. Continuiamo a respirare. E adesso solleviamo un attimo le gambe per liberare i piedi e fare delle circonduzioni con le caviglie. Continuiamo a respirare, siamo rilassati. Cambiamo direzione. Benissimo. E andiamo ad appoggiare piedi a terra. Le mani sono vicine al corpo. Respiriamo qui un secondo, ci riposiamo, ci connettiamo al respiro, adesso il respiro si può calmare, diventare quotidiano, possiamo anche rilasciare l'addome. Bene, rilassiamo tutti i muscoli e respiriamo qua. Benissimo.
Adesso piano piano ci appoggiamo in posizione fetale sul fianco per poi tornare subito su seduti. Gambe incrociate. Appoggiamo le mani sulle ginocchia, per un attimo di nuovo ci concentriamo sul respiro. E abbiamo finito. Grazie per avermi seguito questa lezione. Ci vediamo alla prossima.